Io sono Pim e lei è mia cugina Pam. Cosa è successo? Non sono affari tuoi. Dai, dai, su, raccontaci, una così bella giornata. Spiegaci perché sei triste. Oggi doveva venire un amico a casa mia, ma non è venuto. Lui promette sempre che viene a casa mia, ma non viene mai e sta sempre con gli altri. Forse non ho potuto venire perché ha avuto un contrattempo. Ma guarda, è ancora presto, la giornata è lunga, ma come ti chiami? Mi chiamo Mattia. E comunque non è vero, ho saputo che è andato al parco con altri suoi amici. È stupido credere alle persone che ti promettono qualcosa. Questo non è vero, lo dici te adesso perché sei triste, ma fidati, prima o poi arriverà. Ma tu ti fidi delle persone che ti fanno delle promesse? Promettere qualcosa a un qualcuno è un grosso impegno. Poi soprattutto se sono i miei amici a promettermelo, certo che mi fido. E perché ti fidi? Perché sono miei amici e io ho fiducia in loro. Ma cosa vuol dire promettere se in realtà poi le persone non mantengono le proprie promesse? Non credo di essere la persona giusta per risponderti, però forse conosciamo qualcuno che ti potrà aiutare. No, era un tiro da tre punti! Buongiorno ragazzi, chi è questo bambino? È Mattia e forse ha bisogno del tuo aiuto, maestro. Allora dimmi pure. Buongiorno. Ciao, come stai? Non tanto bene. Un mio amico non ha mantenuto una sua promessa. Come non ha mantenuto una sua promessa? Sì, ha detto che veniva a casa mia, invece ha preferito andare con i suoi altri amici al parco. E volevo chiederle una cosa, ma come mai gli amici promettono tante cose ma poi per non mantenerle? Guarda, delle volte può accadere. Infatti tante persone non comprendono qual è il vero significato del verbo promettere. E infatti quando si promette una cosa bisogna essere proprio certi di ciò che si sta promettendo. Ti posso dare un consiglio? Certo, ne sarei felice. Prima di invitare un amico a casa tua, assicurati che anche lui voglia davvero la tua amicizia. Solo così ogni promessa che ti farà poi effettivamente ci sarà. Grazie mille, maestro. Grazie a lei adesso ho potuto comprendere il vero significato della parola promettere. Prego, Mattia. Noi adesso ti salutiamo perché dobbiamo andare dai nostri amici. Ciao! Ciao! Allora maestro, vuol venire lei a casa mia?